Buongiorno ragazzi, ecco il capitolo sul Rinascimento, Umanesimo e Rinascimento. Con questo capitolo concludiamo il programma di classe prima. Allora, l'uomo al centro. Dopo il Medioevo inizia l'età moderna. In questo nuovo periodo, chiamato Rinascimento, nasce l'Umanesimo, un movimento culturale che pone l'uomo al centro dell'universo. La scuola musicale Franco Fiamminga, scusate. In Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi, cioè in Olanda, l'attuale Olanda, nasce la scuola musicale Franco Fiamminga, una scuola di compositori a cui viene riconosciuta una grande abilità nella polifonia. Uno dei compositori più famosi è Guillaume Dufay. Ascoltiamo appunto di questo compositore Franco Fiammingo, Vergine Bella, su testo di Francesco Petrarca. Bellissimo brano, come avete sentito. Potete ascoltarlo tutto nella parte digitale. Nuove forme musicali profane. Allora, la scuola Franco Fiamminga sviluppa una forma di musica chiamata a cappella, un canto senza accompagnamento di strumenti. Questa scuola si diffonde anche in Italia, dove è influenzata dalla musica locale e da questa fusione nascono nuove forme di musica profana che andiamo a vedere. Eccole qua. La Frottola è una composizione per coro a quattro voci dai contenuti sentimentali che può essere suonata con diversi strumenti, addirittura anche una sola voce e gli altri strumenti eseguivano la seconda, la terza, la quarta voce. La Villotta è una composizione di origine friulana, vocale strumentale a tre o quattro voci. Lo Strambotto, che è una forma polifonica di genere sentimentale, amoroso, e i canti carnascialeschi, dedicati al carnevale e alle feste in maschera. La Riforma protestante di Martin Lutero. Nel 1517 il monaco tedesco Martin Lutero accusa la Chiesa di aver perso di vista i valori del Vangelo e di essere troppo legata ai beni materiali. Da musicista competente quale era, egli inoltre rimprovera la Chiesa per i suoi testi poco comprensibili, che allontanavano i fedeli. Durante il Concilio di Trento, tra il 1545 e il 1563, le idee di Lutero vengono prese in considerazione. Si decide quindi di semplificare i testi dalle composizioni sacre. Con questa riforma, naturalmente, sappiamo che la Chiesa si scinde, si separa, la Chiesa cattolica di Roma e la religione protestante, mecenatismo e impulso culturale. Questo è l'ascolto che dovrete fare. Per mecenatismo intendiamo un sostegno economico da parte delle corti, principali agli artisti. Eccolo qui. Agli artisti, agli intellettuali, nascono personalità molto importanti come Niccolò Machiavelli, William Shakespeare, Leonardo da Vinci e Galileo Galilei. In Italia i centri culturali di potere sono Firenze, Verona, Mantova, Ferrara, Venezia e Roma. L'evoluzione della stampa inoltre permette la pubblicazione e la diffusione di molte raccolte musicali. Vedete qui nella competenza digitale ho inserito
Petrucci Music Library. Petrucci prende il nome da Ottaviano Petrucci, che era uno stampatore, il primo stampatore al mondo di spartiti nel 1500. Ma adesso ascoltiamo l'intervista esclusiva con la duchessa Isabella d'Este e scopri cosa ha da raccontare. Fin da quando sono arrivata a Mantova, su Bucintoro, risalendo poi il Mincio, ho affascinato i mantovani per la mia raffinatezza. E non solo i mantovani, le voci corrono. E in Europa non si fa altro che parlare di me, Isabella d'Este, la duchessa raffinata, colta ed elegante come nessun'altra. Ho scoperto che le principesse e le regine inviano perfino gli ambasciatori a copiare i miei vestiti, che disegno io medesima. Mi piace circondarmi di cose belle. Mi piace essere elegante e profumata. Mi piace attorniarmi di artisti validi e capaci. Mi piace spendere. Sì, mi piace, ma lo faccio per rendere grande il mio ducato. Non per niente. Sono la prima donna del Rinascimento italiano. Altro che quell'invidiosa mia cognata che porta il nome di Lucrezia Borgia. Alla mia corte sono passati niente meno che Leonardo da Vinci, il Perugino e il Mantegna. C'è bisogno di aria nuova, c'è bisogno di sentire una musica diversa. Ecco sì, una musica nuova. Mi piacerebbe intrattenere i miei ospiti con una forma musicale che si avvicini al teatro, più allegra. Farò venire alla mia corte i musicisti più bravi e validi di questo secolo, sì. Inviterò Bartolomeo Tromboncino, Marchetto Cara e Michele Pesenti. Tanto per cominciare. E chiederò che si scrivano per me intermezzi allegri. Anche questa mia idea farà la storia. Etiam nel nostro sesso si ritrovano animi virili. Ecco, interessante questa intervista esclusiva. E Bartolomeo Tromboncino, vi faccio notare, è un compositore veronese che operò a Verona, Venezia e a Mantova quando venne appunto chiamato dalla duchessa. E scrisse per esempio questa frottola molto famosa, Sussulleva, alza le ciglia, una frottola, vi dicevo, con quattro voci, ma noi sentiremo una voce principale e le altre voci eseguite dal clavicembalo e dalla viola da gamba. Ecco, il collegamento tra la frottola, la duchessa di Mantova e Petrucci è presto detto. Ottaviano Petrucci stampa per la prima volta al mondo le frottole, tra cui alcune frottole di Bartolomeo Tromboncino, compositore veronese, e vengono diffuse in tutta Europa. Questa è la pagina verde dove ci sono i luoghi. Vi invito, spero, quando finirà questo periodo difficile, a visitare a Vicenza il Teatro Olimpico, che è un teatro tipico del Cinquecento, costruito proprio nel 1590 da Andrea Palladio, un bellissimo teatro. Passiamo ora
alla scuola romana e alla scuola veneziana. La scuola musicale a cappella si sviluppa a Roma. Il rappresentante più importante è Pierluigi da Palestrina, che elabora una linea melodica più chiara. A Venezia i compositori Andrea e Giovanni Gabrieli producono delle composizioni sacre accompagnate da numerosi strumenti ad arco e fiato. Ecco che abbiamo questo dualismo, queste due scuole a confronto. Ascoltiamo perciò un esempio di scuola romana e un esempio di scuola veneziana. Qui c'è anche la biografia, una breve biografia di Pierluigi da Palestrina, grande compositore, che cantò, pensate, quando aveva 9 anni, nel primo coro al mondo, il coro della Cappella Sistina, poi divenne maestro. Come sentite, l'esecuzione è solo vocale. La linea melodica è chiara, nitida, suggestiva. Vi invito ad ascoltarlo tutto nel digitale. Ascoltiamo l'inizio invece di del Magnificat di Giovanni Gabrieli. Sono partiti gli strumenti, oltre alle voci, sentite, l'organo. Ecco, un particolare, nella Basilica di San Marco a Venezia ci sono 2 cantorie e 2 organi, proprio per ottenere degli effetti stereofonici. Passiamo ora al madrigale e alla villanella, gli ultimi 2 argomenti. Il madrigale è una nuova forma poetico-musicale che prende spunto dalla chanson francese, dal mottetto franco-fiammingo e dalla frottola e anche dai canti carnascialeschi. E alcune caratteristiche che sono scritte, è un brano solitamente a 4 voci, ma anche 6 voci, ha una struttura libera, cioè non è come la frottola che può avere un ritornello, una strofa come la canzone. Può essere accompagnata da strumenti musicali, madrigali, ma spesso, più spesso è solo vocale, e la melodia esegue il testo in maniera precisa. Cosa significa? Che ogni sillaba è una nota, ma proprio perché la struttura è libera, senza ritornello, la musica influisce sul testo. Proviamo ad ascoltare un inizio di esempio di questo madrigale di Gesualdo da Venosa, Ardita Zanzaretta. Dissonanze, sentite? La parola ardita zanzaretta diventa un elemento polifonico. Improvvisamente diventa lento, per cui cambi di tempo repentini. Ci sono dei passaggi cromatici, vi dicevo, e dissonanti. Fugge.
riprende la velocità, proprio perché il testo dice fugge e rivola. Ecco, vi invito ad ascoltarlo. L'ultimo elemento è la villanella. La villanella è una tipica composizione del 1500 che ha dato origine al canto napoletano. Ha uno stile più semplice del madrigale, di solito è a tre voci e può avere anche un testo in dialetto. Vi invito ad ascoltare Se le femmine portassero la spada. Invece noi ascoltiamo una villanetta di Azzaiolo, Quando all'acqua vai. Bene, buongiorno, buon lavoro a tutti.